Ciao a tutti, oggi parliamo brevemente di respirazione. È una domanda che viene posta in continuazione: qual è la respirazione migliore per poter essere utilizzata e contribuire ad aumentare eventualmente la performance? Per l'arco nudo, ahimè, non c'è tutta questa grande cultura che permette di ottimizzare la respirazione. Per quanto riguarda l'arco olimpico, soprattutto per l'arco compound, la respirazione è durante il tiro, quindi cosa avviene nell'immissione di aria nei nostri polmoni e tutto quello che ne consegue, aumentano di sicuro le performance ed è una pratica assolutamente da utilizzare. Ovviamente bisogna che se ne occupino dei professionisti, gente che ha molta pratica in questo ambito, che permette veramente di avere una grande performance. Per contro, per quanto riguarda l'arco nudo e gli archi tradizionali, ahimè, è molto sottovalutata questa pratica e non viene praticamente mai utilizzata, né la respirazione cosiddetta respirazione diaframmatica, perché noi non siamo abituati a respirare molto lentamente, siamo abituati a respirare in modo molto superficiale e quindi ci viene innaturale ottenere dei risultati con questi tipi di respirazione, che sono di più utilizzati nella parte orientale del nostro mondo. Come me ne sono occupato io? Alla fine ho preferito una respirazione del tutto naturale, come mi viene normalmente nella vita quotidiana, ma ovviamente con un minimo di particolarità. Ad esempio io scandisco la mia respirazione con la mia sequenza di tiro e invito almeno ad ottenere questi risultati, che poi sono molto soggettivi. Vi invito comunque a sperimentare questo genere di attività. Quindi respiro normalmente fino a che non sono nella mia linea di tiro, incocco la mia freccia, respiro ancora normalmente, faccio il mio preciso string walking e dopodiché inspiro alzando l'arco, una bella espirazione e poi espiro in trazione, espiro, sono in apnea e rilascio. Quindi molto semplice. L'arco nudo e l'arco tradizionale non hanno bisogno di tempi biblici per quanto riguarda la mira e la posizione del pin sulla targa, ma hanno bisogno di la preparazione, no? Come si dice, la mira già avviene ad arco scarico già ho questa mira focalizzata sul bersaglio. Dopodiché tutto avviene in modo subconscio, in modo automatico, ma l'abbiamo visto, la fase di mira l'abbiamo vista mille volte, è quella poi vera e propria, quella proprio che va a capire dove andrà la freccia, è l'ultima parte, è anche una parte comunque minima. Comunque rivediamo la mia respirazione, respiro normalmente, faccio il mio preciso string, un bel respirone e poi espirazione durante la trazione. Ok, sono in apnea e rilascio il mio arco. Quindi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che inspirare, espirare durante la trazione. Non tutto, diciamo l'80%, il 20% ce lo teniamo in apnea e a quel punto concludiamo l'azione di tiro
e rilasciamo. Quindi espirazione, immettiamo aria nei nostri polmoni, durante la trazione espiriamo, rimaniamo in apnea quel tanto che basta per ottenere gli allineamenti, dopodiché rilasciamo. Vediamolo ancora una volta. Ok, quindi al contrario di cosa molti fanno, è che inspirano durante la trazione. Quindi inspirare durante la trazione non è una buona idea. Una buona idea invece è che durante lo sforzo espiro, quindi butto fuori l'aria dei miei polmoni. Ok? Provate, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e ricordatevi del libro. Ciao, alla prossima!